Al Fittipaldi, uno stoico Francavilla pareggia a reti bianche contro il Città di Fasano nonostante abbia giocato quasi tutta la ripresa in 9 contro 11. Un punto che alla vigilia avrebbe fatto infuriare i tifosi locali, ma visto come si era messo il match, per i sinnici poteva finire anche peggio. Tuttavia, i padroni di casa hanno commesso delle ingenuità evitabili, anche se non ha convinto il metro di giudizio adottato dall'arbitro, apparso non uniforme a scapito degli uomini di Lazic. La prima opportunità dell'incontro capita al terzo con un tiro cross di Del Col da dentro l'area sul quale non arriva nessuno dei suoi. Al quarto d'ora, su punizione di Bernardini, a Cefariello sfugge il pallone su presa alta, ma per sua fortuna lo Savio non riesce a ribadire in rete. Sul capovolgimento di fronte, Cappiello va via in contropiede e mette al centro, ma Suma blocca. Il terreno pesante condiziona la qualità delle giocate e alla mezz'ora l'occasione più importante di tutta la partita scaturisce da un calcio piazzato di Galdian, con Cabrera che si trova la sfera davanti e colpisce la traversa da distanza ravvicinata. Sul finire della prima frazione si notano le prime avvisaglie della giornata storta di Capitan Nolè. Si va a riposo a reti inviolate. Il primo tentativo della ripresa è di Narese, ma termina oltre la traversa. Dopo una lamentela degli ospiti per un contrasto in aria, nel giro di 2 minuti il match cambia completamente. All'ottavo fallo di noleggio ammonito, ma l'arbitro estrae il rosso diretto. Al decimo il direttore di gara manda anzitempo sotto la doccia anche Del Col per somma di ammonizioni e il Francavilla resta in 9. Ma nonostante i 2 uomini in più, i fasanesi costruiscono poco o nulla e si rendono pericolosi solo al 19esimo con lo Savio che di testa non riesce a inquadrare la porta. Gli uomini di Costantini si trovano davanti un muro pressoché invalicabile eretto dai difensori rossoblù e non riescono a fermare il Cefariello. Al 40esimo, prima sortita in avanti della ripresa da parte dei sindaci su iniziativa di Vukmirovic, con palla che arriva a Navas che svirgola la conclusione, e l'ultimo sussulto del match che si chiude a reti bianche.